Bentornati, benvenuti qua ragazzi nel mio canale YouTube. Come sempre, prima di iniziare il gameplay, ti ricordo che ovviamente in descrizione, se vuoi, puoi acquistare questo, ma non solo, tanti altri giochetti scontati e quant'altra bella robetta trovi in descrizione, come ad esempio acquistare Farming dalla mia partnership Giant e quant'altro. Ti ricordo inoltre di lasciare un bel like, una bella iscrizione al canale e tanta altra bella roba, come attivare anche le notifiche. Allora, ragazzi, come potete vedere già, sono già in movimento per seminare il restante dove eravamo rimasti l'ultima volta. Se vi ricordate, vi lascerò nel box informativo ovviamente la puntata di questa penultima farma, che da tanto che non la porto questa mappa, ma d'altronde ovviamente anche fuori periodo perché purtroppo ci sono le feste, anzi per fortuna ci sono le festività, quindi un po' di riposo da YouTube ci sta, per cui state vedendo molto più farming, che questo è l'ultimo episodio di agosto, di questo mese di agosto, dove porterò farming. Poi ovviamente dalla settimana nuova usciranno altri episodi di farming. Detto questo, ragazzi, stiamo seminando il sorghum perché non l'ho mai trattato in questa mappa, quindi voglio vedere anche quanto viene valutato e soprattutto anche quanto ci pagherà. Poi, ragazzi, ho inserito una mod molto particolare, solo per PC, mi sa, credo. Non ho ben guardato, ma in caso ve lo scriverò nel editing, se per caso lo è anche per console, ma credo sia solo per PC. Non so se funziona correttamente e funziona solo in tutte le mappe, presumo che funzioni, però ho visto che è una novità, quindi quasi quasi ragazzi andiamo subito a attivare la mod. Io qui ci lascio l'operaio, ogni tanto ci verrò a dare un occhio. Ragazzi, servizi comunali, ovvero dove noi possiamo andare a fare delle lavorazioni tipo sfalcio dell'erba lungo i bordi. Tagli 1498 metri quadri d'erba in un qualsiasi punto di una mappa per ottenere la ricompensa. Quindi, secondo me, è una mod che ovviamente merita tanto, anche se vedo che dal modab è un po' sottovalutata perché presumo che sia solo per console. Quindi, ragazzi, io accetto il contratto, però mi sa che mi sono dimenticato di inserire una mod che fa parte di questo contratto, che adesso vi faccio vedere. 5 minutes later. Ebbene, ragazzi, dopo che ho inserito la mod che vi serve questo, diciamo, attrezzo qui, come potete vedere, adesso vi viene fuori anche presta oggetti, ragazzi. Quindi facciamo questo esperimento di questa prova, ragazzi, prestiamo gli oggetti, perché ovviamente non ce li ho, non so dove me li ha spawnati precisamente. Vediamo, switchando di qua di là. Ah, me li ha spawnati direttamente qui allo shop, perfetto. Ma dove decisamente? Ah, sul campo 48, ragazzi. Sul campo 48 dobbiamo fare questa piccola lavorazione. Non so perché mi hanno dato questo peso, tra l'altro giallognolo, però vabbè, ci sta. Comunque è una novità che magari può implementare anche altro tipo di lavorazione, ragazzi. Non lo so. Se il modder magari avrà tempo per moddarla, sicuramente ci può essere altri intuiti, no? Altri lavorazioni. Quindi io vado direttamente sul campo 49, mi preparo già in posizione operativa e poi, ragazzi, vi faccio vedere anche come funziona. Bene, ragazzi, adesso mi dispiego qui con il mouse, presumo che funzioni. Sì, esatto, con la X, anzi, direttamente. Ottimo, vediamo se si allarga. Eccolo lì, perfetto, ragazzi, guardate che bella robetta. Purtroppo mi viene male perché da una parte sola, però faccio così, vediamo se si può. Non si può. Ah, eccola, vedi che si può. Ok, si può allargare. Buono, buono, GG modder. Bella iniziativa questa mod dei contratti, ragazzi. Chissà che con i futuri dei giorni o dei mesi magari farà qualcosa di innovativo. Io ci volevo fare una copertina in diretta. Una copertina in diretta, ovvero F11, no, F12, perdon. F12 add via, perfetto. Ebbene sì, facciamo la copertina in diretta, magari con i lampeggianti accesi che fa più FPS, quindi hashtag FPS. Cos'è? Tasto canc, perfetto. Togliamo gli add qui dal pipino e adesso proviamo anche sta mod dei contratti se funziona. Perché devo solo fare un po' di strada qui a questa velocità. In multiplayer, secondo me, sta mod è veramente fantastica, che uno magari si mette dietro con la macchinina, in modo da simulare un po', diciamo così, il tutto. Adesso io sto comunque falciando i terreni del vicino dove per l'appunto ci sono stati questi lavori in corso, come nella realtà fanno da me. Lo devo fare anche dai vicini, per cui adesso che c'è il paletto è bello, adesso che c'è il paletto è bello, perfetto, facciamo un po' di retromarcia, così togliamo anche il resto. Purtroppo che c'è il paletto me lo devo alzare il pepino, lo devo alzare il pepino, quindi hashtag pepino. Hashtag Pipino, Pippo, hashtag Pippo Franco, che salutiamo.
che ci seguono sempre. Allora, magari una volta forse. Allora, vediamo anche poi la percentuale del contratto, però mi sa che ci devo fare tutti i giri. È un po' bruttino sto campo da fare tutti i giri, eh. Va un po' pianetto anche, devo dire. Ok, ragazzi, sono arrivato fino in cima. Stavo controllando la percentuale e come potete vedere non aumenta, quindi non lo so se è una incompatibilità. In fregnetto di mod, oppure è qualcosa che ho qualche errore io, sicuramente quello, perché non l'ho provato senza mod, ho provato direttamente così, tanto per fare qualcosa di diverso, anche per fare due tre spicci, quindi hashtag spicci, non ti spicci. Proviamo a toglierla anche da qua, ma non penso. Vedi che non, cioè, vedete ragazzi, non offre una ricompensa 0%, campo 48, il campo 48 è questo. Boh, non lo so, ragazzi, non ne ho veramente idea. Proviamo a prenderlo da questa lavorazione. Vediamo se per caso devo fare qualcosa qui nel campo. Ma non penso, raga. No, non penso che lo devo fare qui perché è impossibile qui. O sì, no, infatti è impossibile qua. Sicuramente sono questi bordi. O forse la devono aggiornare, oppure non lo so. Perché mi sembrava parecchio interessante questa cosa. Ed è un peccato che magari non si aggiorni con un altro. Ed è un peccato, perché vedete, forse magari è un problema di quella roba lì di mod, magari, non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Adesso proviamo a fare tutto il pipino qua, vediamo se riesco per l'appunto a risolvere questo problema, oppure è un problema di mod, perché qui errori non me ne dà, ragazzi. Intanto l'aiutante l'ha finito fregnetto da lavorare, vabbè, intanto scivola. Forse lo devo alzare. Ehi là, cosa succede? Ok, un po' l'ho alzato, però vabbè. Ok, ce l'ho fatta forse. Però, ma non capisco perché non mi si schioda da 0%, ragazzi. Non lo so. Se magari voi l'avete provata, fatemi sapere nei commenti come funziona questa mod, ragazzi. Ne sono proprio veramente curiosotto. Quindi hashtag curiosotto. Allora, vediamo se mi. Ok, perfetto, un po' più alta. Ehi là, un po' più alta. Però mi viene male, vedi? Vabbè, vediamo se riusciamo a fare sbloccarla. Perché io comunque ho defogliato tutto quello che potevo. E però non mi si schioda, ragazzi. Vedete che è sempre 0%. Tipo, mi dovrebbe dare 1 come le altre missioni. Non lo so. Non lo so, o magari un problema di campo. Dovrei provare con un altro campo. Effettivamente, però mi dice 48, quindi. Non lo so, potrei magari metterci mano, vedere se riesco a risolvere qualcosa io, modificare qualche parametro, non lo so, perché mi sembra un po' improbabile, ragazzi, mi sembra un po' improbabile. Adesso vediamo se arriviamo fino in cima, se per caso succede qualcosa, se no ovviamente interrompo la missione perché devo anche occuparmi dei miei terreni, anche vedo che purtroppo il tempo è stravolato, sta supervolando, svolando. Vediamo se per caso andando per di qua riesco a fare qualcosa, ma non penso neanche che siano quei bordini là, ragazzi, cioè voglio dire, è una cosa un po' too much se dove ci sono qua le foglie, vediamo, perché vedi che non mi fa neanche, beh, qua sì me lo fa, però vedi che comunque non si schioda, ragazzi, non si schioda, non si schioda, non si schioda dalla visuale, del 0%, non si muove, quindi non lo so, ragazzi, però è una bella mod interessante. Devo dire che se viene aggiornata un po' magari più random con degli altri lavori similitudine a questa, magari questa mod ha un senso, ragazzi, se no altrimenti veramente se non guadagniamo niente, come questa ad esempio, io faccio nulla, ragazzi, perché ho anche altri terreni da raccogliere, quindi c'è da fare e da sbrigare. Eccolo qua, l'operaio ha finito, sì, ma a modo suo, come sempre d'altronde. Non lo so, ragazzi, ditemi un po' voi la vostra, se per caso lo state giocando o lo state provando, se magari anche voi avete riscontrato lo stesso problema, oppure è solo un problema mio, ma sicuramente sarà un problema mio, lo dovrei provare di default, senza mod, eventualmente con una partita pulita, vedere se per caso si risolve questo problema. Peccato perché comunque è una bella mod, un po' diversa dalle altre, solite mod, soliti trattori, e quindi mi sembrava carina l'idea, però boh, vediamo se magari aggiornandola oppure sistemandola viene fuori un qualcosa di più intuitivo. Niente ragazzi, io purtroppo il tempo l'ho finito, vi lascio con la sigla, commentate per l'appunto se volete commentare, iscrivetevi se volete iscrivervi per vedere questo e tanti altri video simili a questo. Niente, io per il momento concluso, vi lascio con la sigla ragazzi e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.